Gian Antonio, sono felice che sei venuto a trovarmi nel mio nido, perché per un artista lo studio è come avere un amante, no? È il luogo dove ti chiudi, dove ti resti con te stesso, dove vengono le persone più care a trovarti. E quindi per me, soprattutto lo studio di Pizzo, che era il mio sogno. Il mio sogno era aprire gli occhi e guardare il mare. E dopo 30 anni sono riuscito a comprare questa vecchia saponara, che veramente era ridotta in un modo pazzesco, e grazie anche al mio amico architetto Antonio Ferraro abbiamo fatto questo nido in cui io mi chiudo per sviluppare i miei progetti, i miei sogni, in cui ospito gli amici più cari e in cui guardo il mare, che per me è la vita. Come ti dicevo, questo studio è il mio nido. Io, anche quando ero a Bergamo, avevo una stanzetta 2 metri per 2, insomma, ma quello era il mio mondo. Io mi chiudevo, e sviluppavo i miei sogni, no? La grande fortuna di essere un artista è che tu cerchi di rendere visibile quello che hai nel cuore, no? Come dice mio cognato, chi prende una tua scultura, un disegno, una tua pittura, non sta comprando un quadro, non sta comprando un'opera, ma sta prendendo un pezzo di te. E questo secondo me vale per tutti i veri artisti, insomma. Poi io ho avuto la fortuna di vivere e conoscere forse i più grandi artisti calabresi, da Nick Spadari, Angelo Savelli, Nino Forestieri, Enotrio. E quindi penso che porto dentro di me non solo gli affetti più cari, no? Mio fratello, che non c'è più, o le mie persone care, le mie figlie, la mia compagna, mia madre, eccetera, ma porto anche tutto quello che la Calabria, i miei amici artisti mi hanno donato. Quindi mi sento quasi un frammento di tutta questa storia. E in questo studio, secondo me, io quando sono qui lascio la porta mezza aperta, perché non voglio che entrino tutti, voglio che entrino solo le persone curiose. Infatti spesso sono, non so, fotografi, architetti, anche gente semplice, però che ha una grande sensibilità. E si rende conto che è uno spazio carico di energia, è uno spazio in cui i sogni prendono forma anche dalle cose che io recupero in giro, no? Qui tu vedi questa porta, l'ho presa nella spazzatura, quando ancora non c'era la differenziata. Infatti per gli artisti penso che la differenziata sia un grosso problema, perché il mio amico Sergio Rapisarda, che è qui a fare delle foto, me la stava fregando, io sono stato più veloce. E poi ho immaginato questo suonatore di fisarmonica che avevo fotografato a Noto durante un'infiorata. La Sicilia per me è uno dei luoghi dell'anima, insomma. Io dico, da Vibonese amo Pizzo, da Calabrese amo la Sicilia, da italiano amo la Catalogna, insomma. Perché penso che siamo cittadini di un mondo molto più vasto e molto migliore di quello che delle volte nella televisione ci fanno sembrare. Il bello dello studio è che delle volte fai delle cose di getto, come il lavoro che avevo appena iniziato, delle volte i lavori rimangono per dei mesi, no? Perché un giorno vieni e dici, però io quasi quasi ci aggiungerei un altro po' di azzurro, ci metto qualche altro ritocco, perché la cosa bella è che crescono con te, li modifichi, li cambi.
per me è una cosa viva, capito? Non è un oggetto da vendere, da è un qualcosa che mi rappresenta, e quindi o delle volte va via subito, oppure se rimane delle volte viene anche cancellato perché non sono più soddisfatto, perché sono cambiato, e quindi lo cambio. E io penso che chi lo riceve intuisce che non è solo un cuore o un pensiero, è un'emozione che io, per trasmetterla, cerco di fare qualche segno. Quindi se rimane ancora, ci metterò ancora mano, oppure come nel caso delle sculture, questo è un progetto per una grande scultura davanti al Tribunale di Vibo, ancora in lavorazione, la giustizia senza volto, oppure all'indietro ci saranno scritte alcune tavole delle leggi, verranno incise, tagliate al plasma, però per me è importante realizzare un modellino, perché nel modellino, come nel disegno, c'è il nocciolo dell'idea. Se il modellino ti comunica un'emozione, allora c'è buona probabilità che quando realizzerai l'opera definitiva, quest'opera racconterà molto di quello che tu hai sentito. Naturalmente nel mio caso è importante, è vero che sono cresciuto con un'esperienza, ho fatto l'accademia e quindi rinascimentale, figurativa, però mi sono reso conto che un artista oggi deve essere un artista del suo tempo, quindi deve essere capace prima di tutto di sintetizzare l'idea, il nucleo dell'idea, e poi di cercare di trasmetterla utilizzando anche materiali attuali. Io spesso, anche per problemi di costi, ma soprattutto per problemi di sintesi, utilizzo l'acciaio, soprattutto l'acciaio Corten, perché mi dà qualcosa di vissuto, come le tavole che raccolgo in giro, come i frammenti, perché oggi penso che sia difficile avere la presunzione di avere certezze. Io ho delle emozioni, quindi un frammento, un'opera quasi incompleta racchiude, secondo di me, e questo secondo me è una cosa importante, invece di dare delle certezze, tu dai delle emozioni che chi li guarda li completa e li fa sue. In questo caso si crea quel rapporto magico tra l'artista, l'opera e chi la guarda, e diventa qualcosa di unico e di vivo. Poi la cosa bella è anche questa, no? Cioè, metterti, arrivi un pomeriggio, non hai un'idea precisa, poi decidi, vabbè, adesso mi metto a patinare una piccola scultura, un piccolo segno del mio lavoro, e il tempo passa, come vedi qui. La bellezza di guardare il mare è che ti fa entrare in un'altra dimensione, no? Io mi ritengo fortunato perché ho vissuto al nord, sono cresciuto dal punto di vista professionale al nord, penso di aver dato e ricevuto moltissimo. Io, come ti dicevo anche precedentemente, non ho una visione del nord negativa, eccetera. Infatti non ho una visione del mondo positiva, nel senso che penso che ognuno di noi appartiene al mondo e deve interagire, deve dare, soprattutto quando riesci a donare ti accorgi che ricevi molto di più di quello che dai, ma cresce guardando il mondo, gli amici, le persone care, i viaggi, no? Una cosa che ci manca in questo periodo, penso a me, ma a tantissimi, è viaggiare, no? Perché già quando parti, quando sei in viaggio, il tuo cervello parte prima che tu faccia il primo passo, e quindi è una cosa bellissima. Quindi speriamo che questo periodo finisca presto per tutti, perché già c'è molta gente che ha avuto dolore
e sofferenza, e io mi auguro che si riscopra il piacere delle cose importanti, dell'abbraccio, di incontrare un amico che non apprezzo.